Quindi stiamo parlando di sistemi Linux, varie piattaforme, quindi Ubuntu, OpenSUSE, Red Hat, eccetera, eccetera, eccetera. Microsoft, i vecchi software del sistema operativo tipo XP, addirittura potrebbe funzionare sul 2000, Vista, no? Dopodiché, ovviamente, anche sui sistemi Microsoft, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Dopodiché, con la stessa semplicità, si installa su sistemi Mac iOS. Cosa troviamo dentro nel pacchetto della LibreOffice Automation? Programma di scrittura, si chiama Write, che voi invece conoscevate prima su Office Word. Al posto di Excel trovate Calc, a posto di PowerPoint trovate Impress, e dopodiché ci sono anche programmi all'interno dello stesso pacchetto LibreOffice per collegarsi a database esterni, perché io volendo posso adoperare dei fogli di calcolo, non con dei calcoli miei, ma con dei calcoli che sono già stati salvati su un server. Quindi sistemi per configurazione si chiamano ODBC, Orient Database Connect, che sarebbero connessione a database remota. Oggi nel talk di questa mattina parleremo appunto di LibreOffice Impress, cioè come realizzare delle presentazioni semplici ed efficaci, perché purtroppo chiunque a livello scolastico, a livello professionale, a livello diciamo di proprio diletto personale, spesso realizza delle presentazioni, che siano PowerPoint o Impress, pesanti. Quello che la maggior parte dei relatori non conoscono, quella si chiama la curva di apprendimento, lo scoprirete soltanto se andrete all'università e ve lo spiegheranno cos'è una curva di apprendimento, oppure se andrete a fare l'insegnante. Cioè, in base al vostro metodo che utilizzerete per spiegare un argomento alla platea, la platea potrà rimanere sveglia, attenta, oppure dopo un certo numero di minuti cominciare a guardarsi attorno, tirar fuori il cellulare, parlare tra di loro, eccetera. Perché la curva di apprendimento non cala in maniera regolare, ma cala in maniera esponenziale. Andiamo avanti. Dopo vi parlerò anche di questo. Io ho però un cellulare con piattaforma Android, dove faccio girare un software che mi permette di interagire direttamente col mio computer attraverso la rete internet e poter gestire, no, le slide da remoto. Comunicare con le slide, presentare bene, ma perché? Perché ve l'ho spiegato, perché con una presentazione non efficace non raggiungerete che cosa? Il risultato finale, di aver spiegato l'argomento, ma soprattutto che le persone che si alzeranno dalla vostra riunione non avranno capito esattamente che cosa volevate dire e qual era lo scopo finale. Ecco come non fare. Il classico relatore borioso che si presenta a una platea di 600 persone dice: nella slide 473 potete chiaramente vedere, cioè vuol dire che questo qua prima di questo discorso ha presentato 472 slide. Chi lo sta ascoltando? Nessuno, forse la prima fila. Chi sta dormendo, chi se ne è alzato e andato via, chi è andato a prendersi un caffè, chi si è messo a giocare a Tetris sul cellulare, no? 472 slide, sarà impossibile avere una presentazione con un livello di attenzione alto. Noi oggi faremo molto presto, non andremo a parlare di 470 argomenti o slide, ma neanche del decimo, un po' meno. Specificheremo innanzitutto 10 regole fondamentali da tenere bene a mente per poter fare una presentazione fluida ed efficace. Il messaggio conta più di tutto. Cioè, voi dovete far capire già dalle prime slide ai vostri interlocutori qual è il contesto di tutta quanta la presentazione, cioè su che cosa verterà tutta la spiegazione che andremo dopo a spiegare con le slide seguenti. Quindi, come si può rendere semplice
un messaggio attraverso delle scritte molto evidenti oppure attraverso delle immagini efficaci, cioè di semplice comprensione. In questa immagine non avete una persona con un cappello rosso, un cappello verde, e dopo io vi chiederò dov'era il cappello rosso. Voi vedete che cosa? Una scritta sulla parte grigia dell'immagine con le persone con le mani alzate come un concerto. Vi ricorderete della scritta perché vi ricorderete praticamente delle braccia del concerto. Avete unito due cose: le persone sono attratte dalle immagini delle mani alzate, cosa stanno facendo, ma sopra gli avrete messo scritto per in grande il messaggio che volete dare alla relazione. Si può dire molto in soli 140 caratteri. Questo qua è un stratagemma che aveva già inventato Twitter. Twitter vi metteva a disposizione solo 130 caratteri per dare un messaggio. Perché? Primo, perché così loro avevano, Twitter aveva, che cosa? Un interscambio di dati molto veloce. 130 caratteri sono neanche un SMS, no? Ma hanno insegnato alle persone che hanno installato Twitter sui cellulari e dispositivi mobili a essere sintetici, quindi non prolissi. Perché fare un discorso lungo di mezza pagina per dire una cosa, la curva d'attenzione in sala è andata verosimilmente vicino allo zero. Questo è il discorso che vi spiegavo prima. Dentro le vostre slide non può esserci il testo. Voi potete anche trovare in rete delle immagini che possono aiutarvi a far ricordare ciò che avete detto. Perché dopo scopriremo che io, durante una relazione come questa, non leggerò mai, non vi dirò mai a voce le stesse cose che trovate scritte sul testo qua, ma vi farò una sintesi, vi darò un aiuto, ma voi vi ricorderete nell'immagine. Questa è un po' la psicologia della comunicazione. Io e la maggior parte delle persone che appartengono a Libre Italia, che sarebbe la comunità italiana di LibreOffice, rinunciamo alle clip art e alle word art. Le scritte con l'effetto arcobaleno, le scritte ad arco, le scritte circolari sono sciocchezze. Cioè, voi non dovete dimostrare ai vostri relatori che siete bravi a fare le scritte circolari, perché non siete un grafico. Voi dovete dare un'informazione. Quindi io personalmente rinuncio a quegli, chiamiamoli effetti, che dopo stringendo non mi lasceranno in mano niente, perché ho creato un effetto, qualcuno ha detto oh, però è bravo a fare anche le scritte circolari, ma non andrà a leggere la scritta circolare. Il vuoto parla. Non è necessario che nella vostra slide voi riempiate per l'80% tutto lo spazio del riquadro con del testo. Se voi mettete, come in questo caso, ma questa qua è grafica pubblicitaria, un testo efficace all'interno di un colore, la persona si ricorderà del messaggio perché c'è stato, che cosa? L'attivazione di quel colore. Quindi anche tutto lo spazio verde che è rimasto in mezzo, cioè sul bordo, scusa, a noi non influisce, noi abbiamo dato il messaggio. Dopo nessuno di voi andrà a leggere che qua c'è scritto fonte e da dove l'ho presa, che sono obbligato a metterla per un discorso di copyright, perché non è mia quell'immagine. Ma a voi questo non interessa, un bianco su giallo, no? La platea non lo vede, ma non interessa, io sono obbligato a metterlo per copyright. Ma voi avete ricepito quello. Colori sì, vanno bene, ma scelti con cura. Cioè, voi dovete evidenziare una parte del vostro testo, benissimo, fatelo in ciano, cioè il rosso, quello più evidente. Adoperate il verde, un verde abbastanza elettrico per dare il colpo d'occhio su, al posto del grassetto, va bene. Ma non effettuate mai il cosiddetto effetto arlecchino dentro nelle vostre
slide, perché una volta gli fate vedere il testo rosso, una volta verde, una volta blu, eccetera, questo crea confusione, la gente va a leggere soltanto i colori, i testi che sono nei colori, e non dà più attenzione a quello che avete scritto nell'intera slide. Quindi usate sì il colore, ma con cura. Questa è una cosa molto importante. Voi non lo sapete, ma il vostro, nostro, non solo vostro, anche il mio, il nostro cervello a volte rifiuta di leggere delle cose perché sono scritte in maniera troppo complessa. Cioè, i caratteri con grazie. Sono belli da vedere, perché sono belli disegnati per l'appoggio della lettera sulla riga, e infatti si chiamano con grazie. Nelle vostre slide preferite piuttosto, no, i caratteri senza grazie, il sans serif, il verdana, eccetera eccetera. Dopodiché, per un discorso anche di etica del software libero, in quanto sono quasi 20 anni che mi occupo di software libero, io adopero font soltanto libere, quindi niente Courier, niente Times New Roman, niente Arial, perché tutta quanta roba che è di proprietà della Microsoft, e io con la Microsoft non ho firmato nessun contratto. Di conseguenza, usando i suoi caratteri true type, perché si chiamano così, io dovrei prima dovuto acquistare la licenza di Microsoft per adoperare quei caratteri. Se no, che cosa faccio? Sto usando qualche cosa senza avere una licenza, che è tipico di qualcuno che adopera sistemi operativi interi senza aver comprato la licenza, vedi XP, vedi. Il carattere senza grazie, no, si legge incredibilmente molto più velocemente che un carattere con grazie. Quindi è un consiglio, e anche perché da distante un carattere senza grazie risulta molto più leggibile. Questa è una roba purtroppo tremenda, che soprattutto nelle presentazioni aziendali continua ad esistere. Cioè, invece di parlare per argomenti, slide per slide, mettono gli elenchi puntati o gli elenchi numerati. Le persone che sono in ultima fila, no? Anche se volutamente la scritta è stata fatta con fondo nero con carattere bianco, devono fare un elenco puntato numerato molto lungo. Quelli di metà sala o in fondo della sala, la slide non la leggeranno mai. Perché? Perché per far stare dentro gli argomenti, dentro un elenco puntato numerato, sono costretto ad avere un carattere più ridotto. Quindi piuttosto faccio due slide, tre slide con carattere più grande, e evito che cosa? I punti elenco, oppure li adopero con moderazione. Non faccio un elenco da 10 punti elenco in una slide. Se proprio voglio adoperare gli elenchi puntati numerati, adopero 2-3 punti per ogni slide, però con carattere 28-36, in maniera tale che anche metà sala e il fondo della sala possa leggere l'informazione che vi voglio lasciare. Questa è un'altra cosa tremenda che è moderna. Il relatore non vuole parlare di tutto un argomento, quindi che cosa fa? Inserisce un bel video da 15 minuti all'interno delle slide. Quindi il relatore che cosa fa? Se ne sta in parte. Quando in parte il relatore, che cosa provoca nella platea? Che la platea potrebbe interessarsi al video, ma se vede il relatore che nel frattempo si guarda il cellulare eccetera, di nuovo la curva di attenzione cala. Piuttosto metto un video alla fine delle slide, spiego l'argomento secondo la mia maniera, secondo il mio modo, portando la platea a un punto di destinazione voluto, e alla fine aggiungo un video dicendo: se volete riguardare questo video, tutta la tematica di questo video, andate a questo URL, indirizzo internet che è YouTube, eccetera. Ma lasciatelo per ultimo, perché questa cosa qua farà cadere sicuramente la curva dell'attenzione se messa in mezzo alle slide, peggio ancora se nelle prime 10. Questa è una scelta da poter fare quando siete diventati bravi. Ogni
software di presentazione, quindi PowerPoint, come vedremo dopo, e LibreOffice, come stiamo vedendo adesso, ha dentro dei modelli preesistenti. Se siete alle prime armi, piuttosto di pasticciare, adoperate modelli standard. Ma appena potete, appena avete un attimo da poterci dedicare su del tempo, createvi dei modelli vostri. E dopo lo vedremo assieme, come il modello di presentazione, no, di alcune argomentazioni successive. Infatti, qual è il tema di questa presentazione? Questo, che era stato scritto anche sul sito, impressionare con Impress, cioè far vedere alla platea, al pubblico, delle cose migliori o vantaggiose di LibreOffice Impress rispetto a Microsoft PowerPoint. Ed ecco il titolo, come vedete, carattere 34, schermo bianco, solo quello che mi interessa far arrivare alla platea, e qua sotto abbiamo visto che è cambiato il layout, il vestito della slide. Questi, qualcuno di voi sa che cos'è questo? Creative Commons. Benissimo. Questa è la licenza in cui viene rilasciata la slide, in Creative Commons, cioè chi vorrà questa slide gliela posso mandare via posta o la lascio sul wiki di PNLUG, voi la potete scaricare, aprire, entrare dentro, modificare a vostro uso. L'importante è che dite che l'originale vi è stato dato, non da me, da Libre Italia. Per conto di chi sono qua a fare la formazione, il TOEIC, corso di formazione LibreOffice e Linux Day 2018, qua in LUG, e questo è il numero che di solito più ipnotizza, no, le persone che non vogliono andare alle riunioni. A che slide siamo arrivati? Quante ce ne sono ancora? Perché? Perché la curva di attenzione di quella persona ormai sta calando, perché proprio non aveva interesse, è stato portato da altri a quella riunione. E quindi loro guardano quel numero lì. A volte altri relatori, amici miei, dicono: Paolo, fai una cosa, il numero lì, siccome è uno dei tanti tag che si possono aggiungere o togliere dal footer, cioè dalla parte del piede di pagina, toglielo. Così la gente non sa quanto durerà la presentazione e non si andrà a ipnotizzare su quel numerino lì. Allora, questo è un'area di lavoro di LibreOffice. Come vedete, noi abbiamo i comandi di LibreOffice presenti su quasi 360 gradi del quadro sul bordo della pagina. Abbiamo la barra superiore con la maggior parte dei comandi. Abbiamo la barra laterale, che sono i comandi della modalità in cui mi trovo. In questo caso sono nella modalità inserimento testi immagini, e quindi ho tutte quante le opzioni laterali per modificare testi e immagini, e qua sotto ho un altro riquadro in più, quindi senza andare a aprire il menu a tendina posso cliccare direttamente qua per selezionare che cosa? Inserimento di forme, di oggetti e altre cose. Questo perché? Perché i programmi moderni devono essere Y-Waging, si chiama, cioè devono fare la cosa velocemente, la cosa che voglio, senza obbligarmi a fare tutta quanta una strada per trovare il comando. Io clicco quello e faccio quello che voglio. Inserisci immagine, mi si aprirà un riquadro, vai a prendere l'immagine, dove si trova? Dentro la cartella immagini, la clicco, la porto dentro, col mouse la posiziono, la stringo, la mollo. Ho inserito l'immagine, senza andare a aprire il menu e via. Quindi LibreOffice ha la maggior parte dei comandi già visibili in forma grafica su tre quarti del bordo. Questa si chiamerà, ve lo dico già adesso, interfaccia con ribbon, no? Perché lo chiama così PowerPoint. Qua noi vedremo che cosa, che prima avremo praticamente la parte LibreOffice, dopodiché troveremo le pagine, le slide che parlano di ribbon, e qua in parte appare questa immagine qua che penso conosciate benissimo, pacchetto Office di Microsoft. Come vedete, qual è la differenza? Che Microsoft vuole che continuiate a usare il menu a tendina. Non abbiamo riquadri sotto, non abbiamo riquadri laterali, abbiamo soltanto, no, la barra di comando superiore. Le
presentazioni con LibreOffice si possono lavorare in quelle 5 modalità là: normale, e come verrà visualizzata, in struttura, io posso strutturare praticamente delle immagini e dei blocchi testo all'interno sotto forma di quadri, posso spostarle. Note, è una cosa che voi non vedrete mai a video, ma le note compaiono, in questo caso di un comando remoto, qua. Io qua mi posso scrivere un promemoria di che cosa devo dire quando appare quella slide, quindi una cosa utile per il relatore. Perché se io vado a fare in una settimana 30 presentazioni diverse in 5 scuole, o sono veramente illuminato da Dio, no? E quindi so esattamente che cosa dire, se no potrei anche scordarmi. Io posso mettere un campo note e dico: questa cosa qua parla di questo e non parlare di quest'altro, perché mi ha scoperto che ormai non si usa più. Stampati, cioè come quella pagina verrà realizzata, verrà visualizzata se io desidero portarla in stampa, che realizzi un PDF o la mandi su una stampante fisica, e posso scegliere l'ordine di diapositive. Io le diapositive 1, 2, 3, 4, ma voglio farla prima vedere 1, 3, 2, 4. Quindi posso selezionare anche l'ordine di diapositive. Quindi LibreOffice permette di fare questo. Stesse modalità di lavoro, ma da scegliere da Ribbon Visualizza. Cioè io devo andare sulla barra superiore di PowerPoint, aprire il menu a tendina e per ogni comando andare a selezionare quelle cose lì. Quindi se io lo faccio abitualmente, se è il mio lavoro in ufficio, questa è una perdita di tempo. Cioè le cose precedentemente le facevo in minuti, in un minuto, quale farò in un minuto e mezzo, in due minuti? Ma moltiplichiamoli per i giorni di lavoro di un anno, noi abbiamo capito che cosa. E l'altro è più efficace rispetto ad Office. Per inserire la diapositiva in LibreOffice, no, c'è la possibilità di avere il comando clic destro del mouse sopra una diapositiva esistente e mi dice: fai la copia di questa diapositiva e mettila sotto, oppure inserisci nuova diapositiva sopra o sotto, quindi prima o dopo questa diapositiva. Se io inserisco una nuova diapositiva sarà una pagina completamente bianca. Se dico: fammi la copia di questa perché voglio continuare a usare questo formato e mettila sotto, lui mi copia già tutto quanto il layout. Io devo semplicemente andare in quella sotto che ho appena creato, modificare il testo che magari ho copiato su un foglio note TXT, i vari testi che devo mettere, cose, faccio seleziona copia, seleziona incolla, ho finito la seconda slide. Dopo ognuno ha le sue tecniche. Su Office invece, menu a tendina, come al solito devo andare a selezionare, no? Una nuova cosa, mentre prima sull'altro sono sopra la diapositiva che ho già fatto, do il tasto destro del mouse, non devo aprire nessun mouse, non devo aprire nessun menu. Su LibreOffice è possibile per ogni diapositiva che io ho inserito dentro scegliere un layout, cioè un vestito diverso. È esistente? Bene. Non è esistente, me ne creo uno lo scopo, perché nella scuola dove vado voglio, siccome la scuola ha un colore di preferenza perché appare in tutti i logo nel loro sito che sono tutti azzurri, gli faccio praticamente un bordo azzurro della pagina con nome sotto della scuola, la data di oggi, che se la pubblico domani quella si autoaggiorna perché è agganciata alla data del mio calcolatore, no? E gli ho creato che cosa? Un layout fatto apposta per quella scuola. La stessa cosa è possibile da Ribbon Home con clic destro su PowerPoint. Per applicare un modello si va su formato, struttura diapositiva e si va a scegliere il modello desiderato, oppure se ne possono caricare anche di esterni, diciamo come esterni. Sì, si va sul sito di LibreOffice Internazionale, ci sono circa 830 modelli, anche esteri, scritti in inglese, già pronti, si scaricano sul desktop della propria macchina
si prende carica, si va a prendere il modello e si dice ok, salva e utilizza, avete caricato un modello nuovo. Ok, software libero, quindi non avete bisogno di firmare nessuna licenza perché è tutta roba open source, a sorgente aperta. Applicare i colori di sfondo, no? Se uno piacciono le slide pesanti, invece di lasciare lo sfondo bianco, mettiamogli lo sfondo azzurro. Leggetemi voi un bel testo nero su sfondo azzurro, su sfondo verde, no? Dopo tre slide, cioè, che avete gli occhi praticamente come Topo Gigio, perché... Comunque sono scelte, il programma lo fa. Per applicare lo sfondo alla diapositiva si va da ribbon progettazione o da un clic destro formato sfondo e si va a inserire lo sfondo anche su PowerPoint. Schema della diapositiva. Lo schema che cos'è? Ne abbiamo parlato prima, no? Sorvolando all'inizio. Vedete i livelli di struttura, no? Io posso creare all'interno una struttura diversa anche per ogni tipo di slide. Posso creare, per esempio, se creo i menu puntati o numerati, risultati di questo tipo. Posso in parte metterci un'immagine, posso far sparire i punti, ma invece di metterlo nell'elenco puntato o numerato, prendo i testi e praticamente li rientro, si chiama rientro di formato. Da LibreOffice appunto si va anche nella presentazione propria e si va a inserire che cosa? Quello che a noi interessa, in questo caso la data, l'ora, dove su pie pagina, non mostrare nella prima diapositiva eccetera, e questo qua mi permette di fare che cosa? Inserire elementi fissi all'interno delle mie slide. Da PowerPoint, e anche quello è possibile farlo, su visualizza schema diapositive, si apre un menu e si fa la stessa cosa. In qua tutto chiaro? No, perché di solito chi taccia consente, ma anche chi taccia si addormenta. No, l'importante è che sia chiaro, fermatemi, se qualcosa che non vi è chiaro, se avete una domanda da fare che è inerente alla slide che stiamo trattando. Con LibreOffice è sempre possibile inserire forme, cioè io voglio creare, non so, un avviso, creo un cubo celeste chiaro in parte al testo, gli metto dentro il testo in rosso perché di quell'argomento mi interessa mantenere evidente che quella è una cosa importante, quindi metto note, attenzione, NB, quello che vogliamo. Possiamo mettere delle clip art, il clip art può essere, non so, un segnale stradale di attenzione, quindi tentare sempre di sfruttare delle immagini per creare delle associazioni mentali con le persone che sono presenti a quella conferenza. Quando voi mettete dentro degli oggetti, il più delle volte le persone, e ho visto anche in un'azienda andare uno con il righello sul monitor per vedere se era allineata l'immagine con il testo. Ringraziando Dio nel 2018, cioè già 18 anni fa, già nel 2000, ma anche prima, esiste un comando visualizza guide, cioè crea delle guide orizzontali o verticali che verranno utilizzate solo nella composizione della slide, e se ve le lasciate attivate durante la proiezione della slide, quelle guide non compariranno. Ma questo vi permetterà di mantenere a livello orizzontale o verticale gli oggetti che avete inserito vicino ai testi. Su Office, no, esistono anche lì le guide, però sono dei software aggiuntivi che devono essere inseriti all'interno di Office. In questo caso si chiama Smart Art. E permette di aggiungere clip art, disegni o testi storti, convessi, circolari, obliqui, eccetera. Però dovete installare il plugin, cioè il pezzo in più che si chiama Smart Art, e anche quello ovviamente è sotto licenza Microsoft, che ovviamente l'utente avrà pagato.
Il click destro ormai esiste su qualsiasi programma informatico e permette che cosa? Le azioni più abituali, no? Copi, incolla, taglia, no? Aggiungi, no? Quindi anche qua, sia su Office che su LibreOffice, con il tasto destro avremo la possibilità di prendere un oggetto di un documento esterno e con copia, sposta, incolla o elimina avremo la possibilità di fare queste azioni sia esternamente a LibreOffice che all'interno di LibreOffice. Questa è una cosa, è un argomento più che una cosa, che a volte non è chiara a chi utilizza i programmi per ufficio nei primi anni. La formattazione del testo. Che uno dice, formattazione, una volta si formattavano i dischi. No? La formattazione del testo, in lingua italiana, formattare, dare forma, modificare, no? Cambiare la forma preesistente di, in questo caso, il testo. Dentro al campo modifica avremo il campo di formattazione paragrafo, di formattazione del testo. E noi nel testo avremo la possibilità di cambiare il font, quindi in questo caso che sia Courier o Verdana, Times New Roman, Arial, quello che vogliamo, la dimensione in pixel del testo, quindi 10, 11, 12, 14, 18, 24, 60. Perché? Quando noi realizzeremo delle slide e vogliamo adoperare una sola scritta centrale, andremo ad operare un carattere 50, 60, a seconda di quello che ci serve. In LibreOffice non occorre andare in giro per i menu, perché nella barra inferiore a pie pagina dello schermo avremo già preesistente questo menu che, come vedete, dà la possibilità di che cosa? Cambiare il testo in italico, grassetto, aumentare e diminuire i pixel font del carattere e via 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 via, inserire caratteri speciali, cambiare il colore del testo o il colore dello sfondo e via via cambiare allineamento, cambiare sistema di paragrafo senza andare in giro per i menu. Dopo, quando finisco, su Office bisogna purtroppo andare sempre nel pannello superiore, aprire il menu, andare a trovare paragrafo, testo, eccetera, aprire il secondo menu contestuale, andare sotto, si aprirà una finestra pop-up e mi permetterà di fare le modifiche, in questo caso del testo o del paragrafo. Quindi, come vedete, l'immediatezza qui non c'è. In LibreOffice invece sì, perché non avevo nulla sullo schermo che mi poteva impedire la visualizzazione del testo già scritto e io potevo già modificarlo e valutarlo immediatamente. Mentre con il programma Office io ho una pagina pop-up aperta al centro dello schermo che mi dice che modifica devo fare, ma io dietro quello che nascosto dalla finestra non lo vedo più. E qua siamo al punto degli elenchi puntati numerati che dicevamo. Come vedete, in LibreOffice c'è la possibilità di sbizzarrirsi, perché se uno piacciono le cose colorate o bizzarre, cioè invece di mettere i punti voglio mettere le stelline, i triangolini, eccetera, possiamo semplicemente sceglierli tra quelli già preimpostati e proposti dal software. Per inserire una tabella basta andare al centro praticamente della nostra pagina, fare clic tasto destro, inserisci tabella, no? E vado a inserirmi la tabella. Una volta che ho inserito la tabella, mi posiziono sopra la tabella, clic destro del mouse sul LibreOffice e vado a cambiarne le proprietà. Struttura, colori, voglio vedere le righe della griglia della tabella, non le voglio vedere. A volte potrei parlare di un argomento commerciale, quindi vedere semplicemente dei numeri allineati, ben incasellati, e non voler vedere la griglia dietro. Quindi posso avere le righe sopra di intestazione, conto, subtotale, totale, eccetera, e visualizzare la riga di intestazione. Vedere una riga del totale sotto, oppure anche no. Quindi ho la possibilità di gestirla al meglio, questa tabella, semplicemente avendo fatto un clic destro del mouse.
Office il discorso diventa più allegro, perché sempre menu a pop-up davanti alla finestra, e in più gli devono dire inserisci a tabella andando a cliccare dentro i quadratini. Cos'è? Perdita di tempo. Anche se invece di fare clic volendo si può fare clic sul primo quadrante, mantenere clic sinistro, trascinare, lui automaticamente crea il quadro e va a mettere il green flag sui quadratini. Quello è un trucco che si usa. Però vedete che se io voglio andare a fare dei lavori supplettivi alla tabella, devo andare a aprire un altro sottomenu per dirgli che voglio l'intestazione, che non voglio i totali e via 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 via. Quindi l'uso di LibreOffice, oltre a essere libero e open, no, è anche più veloce. Grafici. Una volta che noi abbiamo inserito dei dati all'interno di LibreOffice, ma anche no, io posso generare un grafico all'interno di una slide, no? Come si ottengono i dati di un grafico? Bisogna andare a dirgli dove andare a prenderli. Il bello è che con ambedue i software, sia il proprietario che quello libero, quindi sia con LibreOffice che con Office di Microsoft, noi possiamo che cosa? Prendere un documento, chiamiamolo Excel, Calc, nella stessa cartella dove ho messo la presentazione, e gli dico alla griglia del mio grafico vai a prendere i dati nel file che trovi dentro nella tua stessa cartella che si chiama così, e prendi dal campo A5 a F18, no? E lui automaticamente quindi ha i dati matematici per dopo sviluppare il grafico. Ok? Chiaro? C'è qualcuno che non ha capito questo passaggio? Posso? Sì. Mi incuriosisce sapere se all'interno della presentazione mi è chiaro che io sono abituato a prendere su PowerPoint, prendo da Excel, seleziono la tabella. Sì, posso fare anche sui grafici. Sì, questo qua. È sì. Quando mi succede sul PowerPoint di voler modificare qualcosa, entro all'interno della tabella e vedo che mi rimanda ai dati di origine del file di Excel per cui posso lì modificare. Sì. Quindi è fattibile usando questo anche prendere dei dati da Excel. Il discorso che però dobbiamo comprendere che ogni famiglia educa i bambini nella sua maniera, no? Si dice. Quindi Microsoft, se io clicco dentro a PowerPoint, lui mi manderà, aprirà Excel, no? E mi andrà a far visualizzare il campo dati che io avevo selezionato in precedenza. Se lo faccio da LibreOffice, lui non mi aprirà Excel, mi aprirà Calc, no? Il problema che c'è, purtroppo, tra programmi Microsoft e programmi LibreOffice è che Microsoft adopera delle stringhe di programmazione che non sono conformi allo standard europeo. Quindi è roba sua, io le programmo così. Più delle volte va dritta, cioè i programmi open source riescono comunque a leggere i dati o comunque riescono a capire qual è l'origine dei dati che sono stati presi. Se però all'interno di quella tabella, chiamiamola di calcolo, di Excel o calcolo, no? Ci sono dentro degli script realizzati in Visual Basic, no? Perché se uno fare dei conteggi circolanti. Se Visual Basic è quello di Microsoft, i programmi LibreOffice non lo leggono, perché il Visual Basic che adopera Microsoft è pieno di porcheria, no? Che serve solo a Microsoft. E di questo dopo scopriremo che se io faccio due slide esattamente uguali, una in PowerPoint e una in LibreOffice, quella in LibreOffice in kilobyte o in megabyte peserà un terzo di meno, perché ho meno codice porcheria dentro. E questo purtroppo accade non solo su Impress. Andiamo avanti. In Office io ho la possibilità invece di inserire i grafici in questa maniera. Lui prima mi fa selezionare la tipologia di grafico, poi mi dice dove vado a prendere i dati, mi trova il foglio di Excel che serve, seleziona un'area e via dentro.
può accadere, soprattutto quando si fanno dei grafici, eccetera, far seguire del testo fuori dal disegno del grafico, dando che cosa? Un aiuto di visualizzazione al lettore, quindi per il campo X, l'orizzontale, basta inserire del testo sotto in orizzontale. Per il campo delle Y sarebbe bello avere un testo che cammini dal basso verso l'alto in verticale. Noi sappiamo che le scritte, abbiamo visto prima, le possiamo gestire per font, dimensione, colore, eccetera. Qua LibreOffice ha anche, come PowerPoint, la possibilità di orientare il testo. Quindi io voglio mettere un testo orientato in una certa maniera, no? Lo posso fare anche da qua. Quindi per adesso abbiamo visto che non c'è nessuna limitazione di LibreOffice rispetto a PowerPoint. E ora finisce il mio poi? Adesso è finito. Allora vado avanti. Volevo farvi vedere unica cosa, l'ultima. Beh, c'è tutta la parte presentazione. Sbagliate un misura. Cose utili da sapere. C'è la possibilità di minimizzare le impostazioni attraverso un campo menu, cioè io posso selezionare direttamente da quel menu, cliccare sulle slide che voglio togliere per creare una presentazione minima, no? E automaticamente, senza diventare matto, LibreOffice ricalcola praticamente tutta la presentazione. Posso comprimere le immagini, soprattutto se ho operato immagini molto grandi oppure molte immagini, comprimo la dimensione delle immagini in maniera tale che il file definitivo non sia di grandezza ciclopica. Posso ritagliare i bordi. C'è la possibilità, questo qua serviva dopo, per una volta finite le slide, di vedere il navigatorio in parte e vedere come interagivano le slide una con le altre. E questo qua è il software che mi permette, come in questo caso, invece di avere il classico puntatore con il laser che manda avanti e indietro le slide via Bluetooth, attraverso la connessione, in questo caso il mio computer è connesso a internet interno via Wi-Fi, io sono connesso via Wi-Fi col telefono, quindi il mio telefono vede quel computer, in una maniera univoca, con una chiave precisa, Impress Remote, che è questo software qua, è connesso al mio portatile e mi permette di andare avanti o indietro, no? E muovere le slide a mio piacimento. Dice sì, ma lo possono fare tutti se si connettono in rete. No, perché il mio computer riconosce questo e questo riconosce il mio computer. Il codice di sicurezza che c'è tra questo applicativo e quello, chi è in sala non ce l'ha, e quindi è una chiave di sicurezza che impedisce appunto che altri non mi possano muovere le slide al posto mio. Signori, questo è tutto, vi auguro buon lavoro e buon divertimento con il software libero. Per qualsiasi cosa sono a disposizione, giro qua intorno, se volete fermarmi per parlare, sono qua. Comunicazione di servizio veloce, chi volesse fermarsi pomeriggio, c'è la possibilità, se volete, di ordinare una pizza tramite me. Okay? Andiamo a prenderla per voi, se volete. Qui c'è il listino, il menu, se volete potete ordinare tramite me. Buona giornata e divertitevi. Grazie. Dammi del tuo per piacere. Allora, quella è una cosa simpaticissima, però se ti capita di fare una presentazione, come in questo caso, vieni qua spesso, quindi hai già tutto organizzato, se vai per esempio su un albergo dove in un 100 milioni